Bentornati sulla psicologia e benvenuti ad un nuovo video. Per chi mi segue già da un po' sa che di realtà aumentata e realtà virtuale applicate ai contesti psicologici ne ho parlato anche abbastanza. Infatti con questo video andrò a cogliere un altro aspetto molto importante, ovvero la realtà virtuale e le neuroscienze. Magari per gli scettici sentire la parola scienze gli darà qualche credito in più. Di realtà virtuale e neuroscienze si è iniziato a parlare attivamente quest'anno all'evento del LEIX, ma qualcuno, specialmente qualcuno in Italia, aveva già annusato qualcosa, soprattutto le potenzialità. Vero Donatella? Sì, possiamo dire di sì. Donatella Ruggeri è psicologa e coordinatrice della Settimana del Cervello e con lei affronteremo questo argomento. Donatella, abbiamo visto già il legame tra realtà virtuale e psicologia. Ma ci sapresti dire il perché o l'utilizzo di queste tecnologie alle neuroscienze? Alla tua domanda posso dare una risposta più generica ed una più specifica. La risposta generica è che se è chiaro perché la realtà virtuale è utile ed è efficace nell'ambito della psicologia, dovrebbe venire da sé perché lo è anche nell'ambito delle neuroscienze. Ovvero, la psicologia, intesa come studio delle funzioni cognitive e del comportamento, si basa sulle neuroscienze, sulle tecniche neuroscientifiche. Per rispondere invece in maniera un po' più specifica, ti posso dire che oggi la realtà virtuale è utilizzata per riprodurre un laboratorio virtuale, quindi per consentire ai ricercatori di manipolare variabili che sarebbero altrimenti difficilmente manipolabili in un contesto, in un laboratorio reale. È utilizzata anche per registrare online, attraverso strumentazioni come la risonanza magnetica funzionale, cosa succede nel cervello quando si è esposti a un ambiente virtuale. Un secondo ambito di applicazione è sicuramente quello del training e della formazione, cioè la realtà virtuale può aiutare a conoscere meglio il cervello consentendo di immergersi proprio dentro la struttura e può anche aiutare i chirurghi e i neurochirurghi a simulare operazioni appunto di neurochirurgia. Un terzo ambito di applicazione, ma non si esauriscono sicuramente qui, in questo momento è ad esempio quello del tracciamento neuronale. Il tracciamento neuronale è una tecnica che consente appunto di vedere come i neuroni si organizzano nel nostro cervello, dove vanno a finire gli assoni. Allora i ricercatori nella realtà virtuale possono semplicemente impugnare un joystick, un controller, identificare e fissarsi su un punto in cui un neurone appare e seguirne la traccia fino a disegnarlo in questo ambiente virtuale per poterlo successivamente studiare. Voi neuroscienziati che riuscite a vedere, diciamo, dentro la nostra testa, potete rispondere ad una domanda cruciale. Che funziona, lo abbiamo visto dall'esterno, ma perché funziona? Allora, ti rispondo con una controdomanda. Perché non dovrebbe funzionare? Quello che vediamo nella realtà virtuale è un ambiente il più possibile realistico, che sia fatto con computer grafica o con videosfere, nel quale ci immergiamo con quasi tutti i sensi. Nella realtà virtuale indossiamo un visore, indossiamo spesso delle cuffie che contribuiscono a dare il senso di presenza e quindi tutto intorno a noi ci dice che ci troviamo in un ambiente che ha degli stimoli ai quali dobbiamo in qualche modo reagire. Per farti giusto qualche esempio, se mi muovo nell'ambiente virtuale la scena intorno a me cambia. Se mi trovo in cima a un grattacielo le mie orecchie sentono il rumore del vento e ancora se tiro una palla questa molto probabilmente finirà a terra e rimbalzerà, rispettando la gravità, rispettando regole fisiche che esistono anche nel mondo reale, dandomi quindi la possibilità di immergermi in un mondo che mi sembra quantomeno realistico. Allora, la realtà virtuale funziona fin quando c'è una corrispondenza tra quelle che sono le nostre conoscenze e le nostre aspettative e quello che è l'outcome, il risultato, ciò che vediamo davvero in questo ambiente virtuale. Se questo è, diciamo, da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista invece più emotivo, più sensoriale, proprio a livello di sistema vegetativo, diversi studi hanno effettivamente osservato come che si sia in un ambiente reale o che si sia in un ambiente virtuale, determinate sensazioni, determinate emozioni e anche certi parametri fisiologici come la frequenza cardiaca, la temperatura, la conduttanza cutanea, si modificano in base agli stimoli che osserviamo.
Allora forse la cosa che stranisce è che la persona si sente immersa e sperimenta questo senso di presenza nonostante sia perfettamente consapevole che il mondo sia finto, il mondo della realtà virtuale. Allora la risposta che possiamo dare è che è vero che la persona è consapevole, sta indossando un visore, ma forse la consapevolezza non basta a mettere a tacere gli stimoli realistici che si presentano nel mondo virtuale. Se bastasse la consapevolezza, allora basterebbe sapere che un ragno o un topo sono innocui per non saltare sulla sedia quando li si trovasse davanti. Anche questo video è finito, spero che l'abbiate trovato utile o perlomeno interessante. Fatemelo sapere nei commenti se avete altre domande da fare a Donatella, poi io la riscriverò, la tormenterò. E fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate di questo video. Ringrazio Donatella per aver partecipato. Da Solo la Psicologia è tutto, se non siete iscritti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!